Bene, buonasera, Buonasera. buonasera e benvenuti a questo secondo appuntamento del giovedì culturale della Scuola Etica Leonardo. Questa sera abbiamo la fortuna, direi, di avere a nostra disposizione la dottoressa Stefania Brancaccio. Stefania Brancaccio è una persona incredibilmente bella, direi, un'imprenditrice di successo, una persona che ha a cuore direi proprio nel DNA il concetto del sociale, della sostenibilità, eccetera. Ecco, a noi questa presenza ci fa veramente felice, siamo veramente contenti e inizierei subito, dottoressa Brancaccio, a chiederle un po' come vivere e praticare la sostenibilità ed in particolare ci farebbe veramente piacere questa sera cogliere i messaggi, il senso delle sue esperienze, dei suoi progetti, in particolare per quanto riguarda il sociale. So che lei è una paladina di una serie di iniziative importanti e che vive nella sua realtà la bellissima Coelmo, la sua azienda, e come imprenditrice vive dei momenti di successo. Noi la seguiamo sempre sulla stampa, la seguiamo in televisione. So che è una persona veramente di grande spessore. Noi la ringraziamo di cuore, ma veramente come dire, l'ascoltiamo con un piacere immenso. Prego, e grazie ancora per la sua presenza, veramente gentilissima. Ah, sono io che ringrazio voi, sono io che sono qui davanti a un uditorio che avrà la pazienza di ascoltarmi. Pessima come relatrice, perché io sono un dirigente di azienda, la mia azienda è un'azienda metalmeccanica manufatturiera di gruppi elettrogeni, è una azienda che si trova nel sud, in una terra che viene definita la terra dei fuochi, quindi sono territori molto difficili anche socialmente parlando. Non sono una buona relatrice, ma quello che porto, quello che vorrei che voi, è così come enunciato dal nostro incontro oggi, e quanto io ritengo sia importante, al di là delle iscrizioni o delle relazioni scritte che si possano dire, è la testimonianza di chi approccia questi problemi, li vive e vorrebbe spiegare a tanti altri colleghi, imprenditori, futuri imprenditori, giovani manager o leadership, quanto sia molto più profittevole, uso proprio questo aggettivo, molto più profittevole gestire un'azienda applicando e vivendo il tema della sostenibilità. Noi abbiamo in azienda, come tutte le altre aziende, l'obbligatorietà delle certificazioni, quindi la Coelmo ha le, non so se siete pratici di certificazioni, sono certificazioni che certificano i sistemi di conduzione aziendale, quindi sono norme ISO 9001, le 14 che gestisce, che certifica il processo di produzione, quindi il controllo del processo di produzione. Abbiamo le 14.000 che sono sulla sicurezza aziendale, le 45.000 che parlano invece di ambiente salubro, le SA 8.000 che parlano proprio del controllo sulla parte, la disciplina della, diciamo, degli impiegati per noi, i processi di saldatura e così via, anche le 9004 che sono rafforzanti le 9001, cioè parlano di gender gap e di attenzione alla diversity. Ma quello che più è piaciuto e quello che più mi ha emozionato, ma perché è entrato proprio nell'intimo, è l'adesione, il percorso che abbiamo cominciato a fare di adesione ai principi della SRG che abbiamo noi, l'88088. Ecco, questa adesione che noi abbiamo sposato. E sembrava, quando io l'ho portata nel consiglio di amministrazione, ho detto guardate che ci dobbiamo fare quest'altra certificazione. Un po' di sbuffi sono arrivati da tutte le parti perché mi hanno detto ma che ancora un'altra certificazione, perché i processi e i passaggi di certificazione sono veramente pesanti. Abbiamo dei moduli, abbiamo delle cose da riempire, abbiamo dei documenti da rispettare, diciamo.
abbastanza difficili anche da fare digerire da tutto il complesso. Ma qual è la novità invece di questo, dell'adesione a questi principi? Noi, affrontando questi principi della SRG 88088, e non è una reclame televisiva, è stato proprio questo cambio di passo che noi abbiamo dovuto fare, perché è una nuova visione, è una visione veramente molto vicina, perché è molto vicina a quanto la Coelmo ha sempre sentito, cioè una gestione dell'azienda sposando quella che viene chiamata l'economia civile, oggi così viene definita, economia sociale, economia civile, nuova economia, che invece nella mia azienda, che sta al terzo passaggio generazionale ed è quasi centenaria, un'azienda familiare, ha inteso vivere questo tipo di economia, come da sempre lo facciamo, come unica e possibile e vera economia, un'economia inclusiva, un'economia che accolga veramente tutti e che è un'economia che faccia degli utili senza necessariamente dover sfruttare o dimenticare gli altri. È veramente molto molto difficile. Certo, adesso noi siamo tutti quanti pieni di questi slogan, perché abbiamo visto che anche il PNRR ci parla della green economy, della wash, cioè della green, della pink economy. La verità è che noi siamo, ho la paura che noi si possa cadere in quelli che gli americani hanno definito, con un termine che a me piace moltissimo, il cut flower culture, cioè la sindrome dei fiori decisi. Cosa vuole dire questo? Che quando noi prendiamo, in parole povere, dei fiori e le leviamo dalla pianta, li mettiamo in un vaso e proclamiamo la nostra adesione, il paragone è questo, di portare questa, proclamare l'adesione ai principi di responsabilità sociale, di sostenibilità e di tutto, come se mettessimo un bel vedere levando dei fiori in un vaso. Bene, questi fiori rimarranno così come buoni principi per un periodo di tempo, belli, splendenti, agli occhi di tutti quanti, ma poi questi fiori moriranno. E perché? Perché non li abbiamo più alimentati, li abbiamo staccati da quella continua formazione, da quella continua crescita che invece dobbiamo fare nelle nostre aziende. Perché è veramente difficile, non so, sono principi solamente enunciati e non coltivati, ed è questo proprio il grande disastro davanti a cui stiamo sostenendo oggi. Perché prima di parlare di sviluppo sostenibile, di sviluppo green, di sviluppo civile, di tutto lo sviluppo, noi dobbiamo, ritorno anche qui ad un momento un po' più letterario, oltre che tecnico, parlare proprio della parola sviluppo e crescita, che con tanta confusione noi adopriamo nel nostro mondo economico, Parliamo di crescita, crescita industriale, e la crescita, lo sappiamo, è un fatto naturale. Come si dice, una pianta cresce, un bambino cresce, una cosa cresce naturalmente. E quindi non è una cosa. E l'economia fino ad oggi è stata indicata nella sua crescita con l'economia lineare, sempre con la stessa, mai preoccupandoci di che cosa potesse succedere. Un'azienda è stata, cioè cresceva parametrando e portando i termini di un fatturato che cresceva, di numeri che crescevano, di sedi che crescevano. Nessuno si è mai chiesto come e perché. C'è poi accanto l'altra parola, da non confondere però, con sviluppo. Sviluppo è una parola dove dal latino viene la S, è come se fosse l'alfa privativo greco. Sviluppo vuol dire levare, togliere i viluppi, cioè levare ciò che può danneggiare un'azienda nel suo proprio allargarsi, attuare un tipo di politica, un tipo di economia che sia inclusivo per tutti quanti.
E quindi sono queste le novità che io dico bisogna abbracciare volendo aderire a questi, ai nuovi principi dettati dai parametri appunto della sostenibilità della governance. Che cosa vuole dire? Prima di tutto, se non si convincono i vertici, se non si comincia a cambiare noi stessi, vedete l'approccio che noi abbiamo alle cose, l'approccio alla nostra vita è un approccio sistematico, è un approccio che non può scindere e non può prescindere da quello che noi siamo. Ora, se quando io osservo qualche nella mia azienda, diciamo 160 dipendenti con delle unità di produzione, abbiamo dei capi, abbiamo dei leader, abbiamo delle squadre. Ecco, io come responsabile dell'HR, responsabile della mia azienda, molte volte, cioè io sono andata a guardare quanto e come i miei, diciamo, in quel momento, i miei manager, i miei capi comandassero sulle loro squadre. Qual è stata l'osservazione che io ho sempre fatto? Che quando una persona è, passatemi il termine molto semplice, una brutta persona intimamente, è una persona brutta anche nel gestire le persone che ha, le persone che guida, le persone che spinge, le persone che motiva davanti a questa squadra qua. Perché, ripeto, non è la nostra natura che che contamina tutto ciò che noi facciamo. Non è il carattere, attenzione. Il carattere è quello che possiamo essere più irosi, meno irosi, più simpatici, più aperti, più discorsivi, ma anche molto di meno, voglio dire. Quindi il carattere lasciamolo un momento da parte. Noi dobbiamo vedere quello che tu sei nella vita, il buon esempio. Io non posso essere una persona che non ha a sfregio della vita, che consuma male, che guadagna, che spende disordinatamente, che do un esempio di vita amorale proprio nei riguardi dei miei collaboratori o delle persone che mi osservano e poi predicare. Questo non è possibile, questo non è consentito. Quindi l'importanza del rinnovarsi se vogliamo davvero rinnovare. Perché noi stiamo parlando in questo approccio, questa adesione a questi principi si parla di una nuova governance. Si chiede una gestione dell'azienda attenta a tutto quello che possa succedere in un'azienda, al di là dell'obbligatorietà del rispetto, come fino ad ora ci hanno mostrato tutti, diciamo, tutta questa nuova moda, permettetemi di dire questa nuova moda. Noi abbiamo l'ovazione della ESG, delle tre, quindi dell'environmental, dell'ambiente, del social e della governance, ma abbiamo visto con l'environmental tutti quanti siamo pronti, anche a noi chiedono l'abbattimento della CO2, la transizione, l'elettricità, noi montiamo motori, siamo produttori di energia elettrica. E quindi dobbiamo montare motori, se non sto qui a farvi la tecnologia a stage 5, cioè che non dà emissioni, che non dà questo. Per legge io devo rispettare l'emissione dei fumi, per legge devo rispettare il rumore acustico. Bene, questa grande attenzione che io vedo dare all'ambiente, che è giusto che sia, io vorrei definire così, cerchiamo di dare l'attenzione che diamo all'abbattimento del CO2, anche facciamo un CO2, un abbattimento del CO2 sociale, perché ce n'è tantissimo, perché ce n'è tantissimo. Allora non esiste una. Prego. Una domanda le volevo fare. Lei Sì. che vive il mondo dell'economia ad alti livelli ha parlato di governance e mi viene da chiederle qual è, secondo lei, lo stato attuale della governance delle aziende in Italia in riferimento alla sostenibilità e tanto che stavo introducendo, poi l'ho interrotto, non so, la problematica sociale,
se sulle tematiche sociali ci sono ancora delle resistenze da vincere. Certamente, lei immagini che io una volta quando fui chiamata, perché io sono laureata in filosofia, quindi quando nel 73 sono entrata in azienda, un'azienda metalmeccanica, tra l'altro anche donna, è stato veramente un momento difficilissimo, eh? Una donna che, a cui immediatamente furono dati da un tanto, o fai questo, fai questo, fai l'altro, io risposi voglio sposarmi, avere figli, fare la famiglia, e questo sembrava veramente una cosa quasi impossibile. Per fortuna ci sono riuscita, però immagini che all'epoca, al primo, perché dovete andare a fare i famosi MBA che si vanno a fare, sono corsi di formazione, non sono andate in America, però qua si facevano le scuole di formazione. E cosa mi succedeva? Che dicevano delle cose dell'azienda, che i manager dovevano essere distaccati, non dare confidenza giù, che le squadre dovevano obbedire a dei principi molto rigidi, non bisogna dare confidenza agli operai. Questi erano dettami dati. E io mi alzai una volta dicendo: ma voi piede in un'azienda ci avete mai messo? L'azienda respira, l'azienda è un organismo vivente, e non chiamate l'azienda, perché guardi che l'azienda è un termine ragioneristico. Noi abbiamo l'impresa, è l'impresa. E se noi andiamo indietro e si facciamo ancora oggi, si può dire che i programmi, il primo programma di MBA è stato fatto nel 1908. Lei immagini che quasi il 90% del contenuto dei programmi di quegli MBA, di quelle scuole di formazione, è rimasto quasi uguale. Cioè non c'è stata questa vera rivoluzione sulla governance. Io uso un termine, ma perché veramente ci credo. Adesso il mio è cristiano cattolico, ma io immagino, cioè io sento la spiritualità, anche l'intelligenza e spiritualità. Ecco, non mettere la spiritualità, ma questo è stato un errore che hanno fatto gli economisti, perché gli economisti iniziali hanno sempre parlato, cioè la teoria del valore è capitale più lavoro. Si sono dimenticati di mettere al centro l'uomo. Capitale, valore, quindi l'uomo era completamente escluso. Oggi ci stiamo accorgendo, e finalmente ci stiamo accorgendo, che non esiste, che noi dobbiamo, è importante mettere al centro l'uomo. Però sta diventando una moda. E allora noi non riusciamo a capire che cosa vuole dire. E in azienda da me è fatto d'obbligo, no? Come governance, fare, mettere il welfare aziendale, parlare di conciliazione dei tempi di lavoro, controllare, queste sono tutte cose di legge, ma non è detto che rispondere a questi dettami di legge, a queste leggi cogenti che ci sono, più o meno brava un'azienda concede il nido, più o meno, ma ha per esempio un capo che mette in difficoltà la donna. Non è detto che realizzando queste cose noi si realizzi il benessere in azienda. Che cos'è il benessere in azienda? Quando viene somministrato di gran nascosto il questionario, perché è stato fatto, no? Il questionario che tu somministri ai tuoi stakeholders. Una volta lo stakeholder sarà quello esterno. Una volta noi, e lo sappiamo, quando basta vedere per televisione, questo prodotto è buono, è coltivato, e con tutte quelle cose che dicono, e quindi l'attenzione è al consumatore. Lei immagini che la mia azienda non si dice nel mercato, a me è B2B, cioè si dice in termini economici, la vendita è ad un'azienda che è interessata al mio prodotto, cioè al gruppo elettrogeno, la B2C, cioè al mercato globale, la Nutella. Per carità, è un ottimo prodotto, ma io devo dimostrare che la Nutella è buona, che è sostenibile, che tutte quelle cose, perché lo devo dire all'esterno. Ma noi dobbiamo raccontare la nostra azienda all'interno, con la novità della somministrazione di questi questionari. Non guardano più tanto fuori. Questi questionari oggi vengono somministrati per quelli che vogliono aderire, per quell'azienda che vuole aderire, naturalmente, con molta discrezione e con anonimo all'interno del tuo stabilimento. Allora, chi sono gli stakeholders? Gli stakeholders tuoi
sono il tuo personale che ascolta, che è dentro e che ti dice se è vero o non è vero che tu ti dichiari sostenibile. Quando mi dicono, e abbiamo parlato, ma negli anni, la mia prima certificazione è negli anni 80, quando si parla, e io sono stata. La mia azienda è stata la prima in Italia come PMI, come piccola e media impresa, a sottoscrivere il dettame del Global Compact Program e dei 10 punti. Ogni anno, e sono più di 20 anni, noi redigiamo un nostro report, che non è il report di dover dare l'elemosina o aver dato i soldi a una parte o aver, per carità, fondato un ospedale. No. Questo report nei 10 punti ti chiede cosa ogni anno tu fai per la difesa della donna, per la discriminazione, per il lavoro minorile, per quindi dettami, sono 10, sono arrivati 17 adesso vuoi, dove ti chiede, ma tu ogni anno cosa fai? Ogni anno devi fare qualcosa di nuovo, ogni anno, e non è elemosina. Non è gadget da dare e non è distribuzione di soldi, ecco, non è questo che vogliono sentire da te. Oggi finalmente sta arrivando anche qua. Obiettivamente stiamo arrivando ancora qua. Ed è questa la novità. Dare sì attenzione molto all'ambiente perché è necessario perché uno dei legami alla sollecitazione di quell'economia circolare in cui ci chiedono di partecipare. Economia circolare che viene confusa sempre solo con il riciclo. Non è il riciclo, non è la bottiglia che io riciclo, è cambiare completamente la mentalità della produzione, è cambiare completamente la produzione. E piano piano dobbiamo arrivare proprio a questo. Perché? Perché dobbiamo, oltre all'attenzione, stare attenti a tutti, che chi compra per esempio il mio prodotto, e sto banalizzando, non debba poi trovarsi che questo prodotto, come di fatto è stato, con i telefonini, con le lavatrici, cosa ci dicono tutti quanti? Sì, non è più riparabile, non le conviene proprio più riparare questa cosa. E quindi in questa linea di economia lineare l'abbiamo prodotta, l'abbiamo venduta e consumata e va in discarica. E noi non ci interessa più quella discarica, cosa succede? Per esempio, questo è un disastro. Abbiamo prodotto per anni in questa maniera qua, non facendo proprio nessuna attenzione a questo ciclo che invece a questa conversione, a questa non più linearità, ma questo circolo che ci vede tutti quanti interessati. Qualche domanda? Se posso andare avanti così? Posso andare avanti così? Oh. Io avrei una domanda, dottoressa, se è possibile. Assolutamente sì. Buonasera, buonasera. Le volevo chiedere quali sono i vantaggi che si aspetta da questa? Visto che mi sembra, nella vostra azienda c'è già una mentalità moderna, tra virgolette, da questo punto di vista, cioè le sta enunciando una serie di principi e di valori che sono già, maturi all'interno della vostra azienda. Che cosa si aspetta? Quali pensa possano essere i vantaggi con questo percorso che è avviato verso la sostenibilità, in più rispetto a quello che avete già? Ma addirittura un vantaggio economico. Sembra strano quello che le dico, ma un vantaggio economico. Una produzione responsabile, che vuole dire, enunciando tutti quanti i principi, cioè che stia attenta a produrre un prodotto durevole, un prodotto capace di essere riparato, un prodotto intorno al cui prodotto può addirittura aprirsi un nuovo business, che è il business diciamo, sto semplificando perché si possa capire, i contratti di manutenzione, business dei replacement dei pezzi di ricambio in questo prodotto, a fine vita lo smontaggio e quindi addirittura
il recupero e il guadagno da questi materiali che non vanno più a discarica, ma che vengono addirittura rivenduti, il collegamento nello spreddo che noi chiamiamo della costruzione di un prodotto. Sto parlando per ora solo di prodotto, non so se mi più proprio della manufatto del prodotto. Abbiamo spreddi di ferro che possono essere rivenduti, attenzione quindi a raccoglierli e a non buttarli. Usiamo dei pannelli assorbenti tagliati, questi pannelli, non mandare lo spreddo di questi pannelli in discarica, ma riconvertirli come prodotto sia di vendita e sia di altri prodotti, cioè la possibilità poi di usarlo in un'altra maniera. E questo quanto riguarda proprio la costruzione, diciamo. Guardiamo poi l'attenzione al personale. Un'attenzione particolare al personale ti porta assenteismo zero. Noi non abbiamo, cioè zero assenteismo. Attenzione e quindi formazione della nostra forza lavoro, dove si è evitato fino ancora oggi purtroppo i morti sul lavoro, comunque i feriti o comunque gli incidenti sul lavoro, e quindi abbiamo un libro per fortuna ancora bianco, non dovuta alla fortuna probabilmente, ma alla formazione che abbiamo fatto per gli operai, e quindi una non fuga di cervelli, e quindi l'attaccamento alla nostra azienda, e quindi una serenità di ambiente all'interno dell'azienda, perché c'è questa attenzione. Le maternità, abbiamo gestito abbiamo le donne con noi che non hanno mai fatto, perché lo sappiamo purtroppo, spinte a difficoltà, abbiamo quelle maternità che si allungano, quelle noi abbiamo avuto sereni rientri. Abbiamo la media di 3 figli in azienda, quindi non uno e basta, ma 3 figli, quindi la serenità di costituire una famiglia, la serenità di venire al lavoro, e per una donna che è stata in gravidanza, che ha fatto la sua gravidanza, tornare e trovare il suo posto lì. E quindi abbiamo detto un guadagno per un prodotto migliore, attorno a cui si è aperta tutta una nuova, nuova maniera di lavorare. L'attenzione, una forza lavoro che non viene meno e che non è solamente, che non ha solamente costi, ma che lavora anche con slancio, con apporto di intelligenza, con apporto di ricchezza, e questa è una grande ricchezza. Normalmente io un po' faccio polemica con i nostri dottori commercialisti e anche un po' con la legislazione nostra, perché se compro un carro ponte, questo carro ponte è un bene, non so quanti di voi sono pratici di bilanci, che viene iscritto a bene, e poi c'ha le sue rate di ammortamento, perché è un carro ponte con le rate di ammortamento e non è un costo, io lo porto a patrimonio. Se invece faccio formazione per il mio personale, formazione, e quindi arricchisco, e quindi lo carico di ore, e pensate che questo costo, se qui viene portato a costo, è incredibile, il lavoro viene portato a costo, cioè veramente bisognerebbe rivoluzionare completamente l'idea dell'azienda e del lavoro, perché è qui che va cambiato, perché noi possiamo enunciare le cose belle, ma poi non capire, rimanere sempre alla stessa maniera, e vogliamo che queste cose si realizzino sempre con gli stessi principi che abbiamo prima. E ripeto, come prima, se non formiamo giovani manager, giovani leadership che abbiano questa cultura e questa capacità di visione di azienda, sarà veramente difficile, perché se non ci convinciamo noi che l'approccio deve essere in maniera differente, non convinceremo nessuno mai, veramente non riusciremo a convincere nessuno, che invece è un approccio molto, ma molto più vantaggioso di un tipo di economia che si è fatta fino adesso. E il concetto proprio di economia che noi abbiamo era, non so quanti di voi sanno che la cattedra di economia è stata la prima cattedra al mondo, mondiale, è stata quella di Antonio Genovesi a Napoli.
che ha parlato di economia civile. E poi è venuto Hobbes e si è impadronito, perché Hobbes diceva la frase in latino homo hominis lupus, cioè un uomo è nei confronti dell'altro uomo un lupo aggressivo. Genovesi diceva no, attenzione, è il primo a parlare di felicità. Lui dice invece che homo homini amicus, noi siamo amici. E di qui poi io la leggo e invitovi a leggere anche a voi, perché non è assolutamente nulla di religioso, di cattolico, ma è un grandissimo trattato di economia, sia da Laudato Si e sia da Fratelli Tutti. Per la Fratelli Tutti parla di accoglienza, ma è un'accoglienza intelligente, un'accoglienza, una prossimità. Non stiamo parlando solamente di questo problema adesso drammatico dello sbarco o l'accoglienza. Lasciamo stare, parliamo all'interno di un'azienda, parliamo invece quanto in un momento, per esempio, il problema che succede in un'azienda, all'interno di un'azienda, la conflittualità. Sapeste quanti danni può provocare all'interno di un'azienda, di un sistema, di una società, la tensione conflittuale di persone? Cioè e quanto l'accorgersene e adoperare politiche di conciliazione per questa conflittualità, che rende la vita lavorativa proprio impossibile. La maggior parte del tempo noi lo troviamo in azienda, viviamo in azienda, quindi vivere 8 ore in tensione, di dispetti, di tensioni, e questo fa molto male. Bene, una gestione attenta al cosa succede, al di là se hai prodotto bene o hai prodotto male, ma al cosa succede, al come lavori, a cosa stai facendo. Ci invitano al lavoro dignitoso, che è obbligatorio. Io devo dare dignità alla persona che viene a dare mano d'opera nella mia azienda, perché mi produce ricchezza. Alla stessa maniera, la persona a cui io devo la dignità del lavoro deve restituire un lavoro dignitoso. E questa è crescita, educazione, ma un'educazione che forse è cultura, che non è quella della scuola, né conoscere pascoli, leopardi, è una educazione, cioè è proprio una crescita intima, perché suscitare le domande all'interno di ognuno di noi: ma cosa stai facendo? Ma perché fai così contro il collega? Ma perché sei così così disamorato mentre lavori? Credetemi, sono domande, e questo lo dico non perché per una relazione o per una cosa, perché l'ho provato personalmente e ho visto quanto successo porta a ragionare in questa maniera, e quanta forza dà un'azienda quando vive in questa maniera il proprio ciclo produttivo, che sembrerebbe lontanissimo dalla produzione, ma non lo è, assolutamente non lo è. C'è qualche altra domanda? Sì, dottoressa, lei prima parlava dei suoi stakeholder interni, che sono, diciamo, comunque le risorse interne, e ha citato dei casi, degli esempi di cosa concretamente l'azienda può fare. Mi piaceva anche particolarmente anche in che modo comunicare, in che modo l'azienda può comunicare alle sue risorse interne, sia ai suoi stakeholder interni che esterni, il suo essere, il suo praticare la sostenibilità. Allora, la prima cosa, noi abbiamo la sostenibilità. Io dico sempre, non vogliatemi male, ma io purtroppo devo per forza accedo al mio patrimonio culturale. Allora, il rendere conto, la responsabilità sociale, la sostenibilità, la responsabilità ha due terminologie
Rispondo, cioè rispondo come si risponde. Noi abbiamo l'obbligo, no? A una magistratura, a un avvocato, a una alla società. Io sono responsabile e rispondo. E poi è l'altro termine invece di rispondo, pongo su di me. Io sono mi rendo attore, quindi rispondo nel senso di pongo su di me tutto lo sforzo dell'azienda. E allora quando noi parliamo di sostenibilità, io ho il dovere di fare capire alle persone che collaborano con me, uno con l'esempio, e continuo a dire perché non posso, come si dice, predicare bene e agire in una maniera che poi dietro, perché oramai abbiamo, prima era molto più difficile, ma oggi con i social, con le cose, è ancora così talmente più facile dire ma guarda questa persona che parla di cose così e poi umanamente è zero, è una persona zero. Quindi già questo ci dovrebbe fare riflettere che il primo grande cambiamento deve avvenire in noi, e questa io dico è la parte di riconversione più difficile che noi si possa fare. So che vi sembra strano quello che sto dicendo, ma credetemi, cammina molto vicino con l'economia. Noi avevamo, cioè abbiamo Filangieri anche qui, che ha parlato di felicità in economia. La felicità non è certo quella di essere felici, ma parlava di felicità. Allora avremmo raggiunto la vera felicità e un vero sviluppo della responsabilità e della sostenibilità, quando tutti avremmo raggiunto una serenità e una felicità. Cosa vuol dire sostenibilità nel nostro caso? Cioè perlomeno quello che abbiamo inteso noi come azienda. Sostenibilità, ripeto, non è solo ambiente, e in questo momento storico noi stiamo facendo tanta attenzione, cosa che bisogna fare all'ambiente, per carità. Anche Greta ha detto che adesso si mette a studiare e ha sospeso il suo, perché ci stiamo avviando, perché si parla di transizione ecologica, perché non ne possiamo fare a meno, perché utilizziamo l'elettricità in questa maniera, perché il passaggio dal combustibile ad una fonte alternativa è molto difficile, e bisogna che noi lo facciamo piano piano. Per me e per noi, per la mia azienda, la sostenibilità ha anche un'altra definizione: durare nel tempo. E la nostra azienda è un'azienda che è al terzo passaggio generazionale, il che vuol dire che il primo fondatore non ha pensato solo per sé, non ha pensato a consumare subito, ora e adesso, ma ha pensato al futuro, a quel futuro che costruiva in questo momento, e poi è andato avanti. E ancora l'altro passaggio, il secondo, abbiamo pensato, ci allarghiamo, lo facciamo, ma per chi, per che cosa? Per quelli che verranno dopo di noi. E naturalmente è un po' caratteristica delle aziende familiari, ma tutte le aziende, le più grandi, hanno un nome e sono di origine familiare, cioè c'è un fondatore che ha creduto in quello che ha fatto e poi magari è andato avanti o abbandonandolo o per incapacità o per sfortuna. Ma quando l'azienda è sostenibile, ma questo anche agli occhi di un credito bancario, perché guardano quanto ci c'è in questa azienda di programmi per il futuro tale da renderla resistente nel tempo, quanto questa azienda sarà capace di innovarsi, perché tutto quello che vi ho raccontato ora deve obbligatoriamente agganciarsi con con l'innovazione. E c'è un termine molto bello che viene detto innovability, innovazione vicino alla sostenibilità. Cioè abbiamo bisogno di innovazione perché non possiamo andare avanti. I nuovi materiali, le nuove tecnologie, Industry 4.0, l'inserimento di intelligenze artificiali anche nel montaggio delle nostre catene di montaggio. Queste sono tutte cose che dobbiamo fare. Queste sono innovazioni di processo, innovazioni di produzione che noi dobbiamo assolutamente mettere. E quindi
non è detto che l'economia circolare o l'attenzione morale al mio lavoratore non sia tutt'uno, ma la figura della circolarità dell'economia, proprio il disegno geometrico, vi porta a pensare proprio questi, tutti insieme, nessuno escluso, perché altrimenti è un modello che si apre. Dottoressa Brancaccio, lei sa che è una persona importante e ci sono delle testimonianze, non so, le sue interviste che io ho seguito su Rai 1, secondo me sono un esempio, no? di grande imprenditrice, ma soprattutto di una grande persona. Lei vive comunque anche gli ambienti economici, politici, diciamo, al massimo livello in Italia. E allora mi viene da chiederle, cosa possiamo chiedere oggi alla politica per la sostenibilità e a che livello pensa che siamo effettivamente? Cioè, dove pensa che ci troviamo? Che sensazioni ha lei? Io continuo a dire che è molto più facile la politica per la politica, mi si passi il termine perché io sono politica ma apartitica, quindi io non sposo nessun partito in questo momento. Quando un politico affronta, perché questo è un tema di moda, diciamocelo, è un tema di moda, è la cosa più semplice, è guardare l'ambiente, e l'abbiamo visto, fare grandi proclami. Serve naturalmente, perché serve il gas, le cooperative di produzione energetica. Allora, l'attenzione massima in questo momento è nella decarbonizzazione, nell'abbattimento della CO2. Lo sentite? Parlano solo di questo, sembrerebbe che questa è soltanto l'economia. E allora il mio slogan è più, è vero che lo farà, meno CO2 per la decarbonizzazione, ma io ne vorrei meno CO2 tossico nella società, perché invece non c'è molta attenzione alla società. Ecco, e ripeto, e deve essere l'attenzione, e va fatto nella crescita. Noi abbiamo la scuola che è stata abbandonata, noi abbiamo tutto un sociale che non è seguito, che non è aiutato. Abbiamo le immagini che abbiamo ancora oggi, da poco è venuto l'abbattimento dell'IVA sui pannolini, sul latte, il latte per i bambini, così, che costa l'ira di Dio. Ancora oggi parliamo della differenza salariale fra uomo e donna, ma non è possibile che sia l'ingresso in azienda, nella mia azienda, per due ingegneri maschio o femmina è sempre lo stesso, e l'applicazione del contratto, io applico il contratto metalmeccanico nazionale, è sempre uguale. Ma dove comincia la disparità? Quando una donna ti va in maternità, soltanto dei mesi vengono considerati rimborsabili, e poi comincia a depauperarsi il suo stipendio, e così anche il congedo parentale dell'uomo, benissimo, però siamo lì, anche lì, arrivati dopo poche cose, comincia il suo stipendio ad essere abbattuto del 30%. Non serve, allora, è tutto questo, cioè non serve mettere gli asili nido quando una donna viene spaventata nel suo essere e diventare madre. Non serve fare delle cose, continuo a dire, non è il welfare che fa il benessere delle persone. Allora io lancerei l'appello, va bene tutta l'attenzione all'ambiente, perché è giusto che sia così, ma bisogna ritornare e non affidarlo solo al terzo settore, ottimo, meraviglioso, che sta andando avanti, ma non può essere che noi affidiamo tutta la parte della nostra società, che l'abbiamo vista come è misera. Noi abbiamo una società misera, l'attenzione al sociale da noi è molto misero. Ecco, io chiederei una grande attenzione alla gamba centrale, se è vero che degli ESG, di questi grandi oramai vogliamo prendere, è proprio il social, è importante, la governance, il social sugli uomini, un ripensamento proprio sugli uomini. Grazie. Allora io direi, considerate che la dottoressa ha toccato una serie di temi da lectio magistralis, quindi non so se vogliamo fare un po' di domande, abbiamo delle curiosità, vogliamo capire anche come ha portato avanti questo progetto all'interno della sua realtà,
Come riesce anche ad esprimerla con questa tranquillità, no? Con questa passione, direi anche. Ok? So, se avete delle curiosità, approfittiamo della sua presenza. Sì, vorrei chiedere una cosa. Sì. Lei ci ha disegnato un'azienda bellissima, molto umana anche, ce l'ha descritta così. Sa anche lei che sono poche le aziende in questo modo. Cosa succede quando un'azienda che non è così avvia un percorso verso la sostenibilità e si confronta con temi difficili perché non ha mai affrontato prima? Lei che consiglio darebbe ad un imprenditore che inizia un percorso così complicato per un'azienda che non ha mai percorso? Io, così come ho esordito, ho detto, è una questione di cambio di mentalità ed è cultura. La cultura di azienda non è solamente conoscere Dante, Petrarca, no. Questo momento, perché a me è piaciuto l'approccio, ma non perché voi mi abbiate invitato qua, non è dottor Pallini, non è assolutamente, ma perché è proprio stato le prime riunioni. La cosa di lì è la direzione, è l'imprenditore che deve convincersi. E attraverso una formazione molto semplice, perché non è che debba imparare temi o cose, ma molto semplice ed esplicativa, capirà che produrre, organizzare la propria azienda, stare attenti a queste cose è profittevole. Allora, prima di tutto la formazione, ma prima noi imprenditori, io devo intervenire sui miei manager. Non c'è leadership così. Le scuole di formazione, non c'è, non, dobbiamo andare a cambiare anche i programmi lì, perché non sono preparati a parlare così. Quindi la prima fase è proprio questa, che la direzione, chiamiamola alla vecchia maniera delle scuole di management, la direzione, i capi, il piccolo imprenditore, si convinca che è questa la maniera per andare avanti. Non v'è un'altra economia, ma una volta si diceva, oggi tutti i termini inglesi, le giuro che si diceva in una maniera molto molto italiana nostra, la conduzione del buon padre di famiglia avrà avuto pure una logica che significasse questo, perché una logica di misura. È ovvio che se il mio unico scopo è il guadagno qui, subito, immediato, e beh, quello non è niente di che. Una sostenibilità, una azienda, duratura nel tempo, un progetto di futuro, un progetto di io vorrò andare avanti, io vorrò fare. Il futuro si regge solamente su una programmazione ora, ma prima di tutto di convincimento. Non si comprano queste cose. Continuo a dire, forse, mi si perdoni, si comprano altre certificazioni, ma questa no. Questa è un aiuto di management. Questo tipo di adesione, ancor prima della certificazione, parliamo di preparazione, è una preparazione ad una addirittura cioè azienda più sostenibile, più robusta. Vede, io le porto il paragone ora di quando è successo il Covid, anche scoppiato il Covid. Bene, noi eravamo in quelle aziende che potevamo rimanere aperte. E naturalmente avevamo anche noi la preoccupazione degli ammalati, il Covid e tutto, ma che cosa era stata fatta nella progettazione prima? Ambienti areali, grandi. Avevamo pensato che andare a mangiare in una mensa volesse dire avere la dignità di una mensa, che fosse abbastanza grande e areggiata. Bagni dove lavarsi le mani, poter andare a farsi una doccia. Cioè tutte cose, questo prima, in un altro tipo di economia, viene chiamato risk management. Questa è una disciplina del management, cioè di prevedere un'azienda che si attrezzi in un ipotetico danno, cosa avvenuta e tutto quanto. E l'economia, questa è proprio un'economia. Oggi, cioè quando poi dopo è venuto il Covid e lo abbiamo superato per la possibilità di avere programmato prima, indipendentemente dal Covid, lo smart working che fa tanto paura alle persone. Noi eravamo preparati per farlo, ma non arraffazzonato come purtroppo si sono trovate tante aziende. Era stato data una possibilità
noi l'abbiamo studiato in tempi non sospetti, organizzato in tempi non sospetti, cioè dando, non dicendo alle persone fate il lavoro a casa, quella è un'altra cosa, svolgiti queste pratiche a casa. È ovvio che con il Covid è venuto un guazzabuglio di cui nessuno ha capito niente più, stacchi a casa, torna a casa, ma avevamo già pensato prima, e quindi senza cultura non si gestisce un'azienda. È un'altra cosa, è una cosa così. E preparare, e neanche, perché un bravo artigiano è un artigiano che capisce che la domanda che nel presente si pone nel futuro. E se succede questo, io che faccio? E se succede questo, io cosa faccio? Il controllo che noi, e il disastro che abbiamo avuto, adesso il revamping, stiamo tutti quanti tornando indietro e si comincia a pensare a un po' di autarchia, non vado più a comprare dalla Cina dove era facile comprare, non vado più a comprare fuori dove avevamo dimenticato tutto, come si gestisce veramente un'azienda. Allora forse dovremmo fare un po' più di rieducazione. Fare l'imprenditore non è facile, e una cosa è il management e una cosa è l'imprenditore. E fare l'imprenditore ci vuole cultura, ripeto, questo tipo di cultura. Pensare al futuro e non immaginare che il guadagno è ora subito, adesso, momentaneo. Le banche lo stanno capendo. E a chi vogliono dare credito? A chi dimostrerà e sta dimostrando che la sua azienda potrà durare nel tempo, cioè è sostenibile. È un'azienda che sicuramente, avendo prestato dei soldi e dato credito oggi, sono certa che nel tempo questa azienda è capace di restituirmi, perché ha dei programmi di crescita futura, crescita col senso di sviluppo, abbiamo detto, non quel tipo di crescita, ma che sta programmando di levare gli ostacoli che possono succedere nell'incrementare il proprio business. E di ostacoli e di sviluppi, come direbbero, ce ne sono tantissimi. Però ad un'attenta analisi dell'azienda si vede che si può andare avanti. Ecco, credo che l'autoressa ci abbia rappresentato proprio, come dire, una bella espressione di governance. Mi corre anche l'obbligo di dire che l'autoressa Brancaccio, quando ha letto la SRG 88088, ha alzato il telefono e mi ha chiamato invitandomi a visitare la sua azienda, facendo i complimenti per quello che è stato fatto, ed è andata personalmente dal ministro di pari opportunità a dire: questa è una norma, non la PDR 125 dell'Unione, per quanto riguarda. Ok, sì. per dire un po' la passione e anche il credo che ha voluto riporre nel nostro progetto. Di questo che possiamo dire, grazie, più di questo che possiamo fare, grazie anche per essere qui. Bene, ci sono altri spunti, altre curiosità? Abbiamo ancora 6 minuti, altrimenti c'è qualcun altro. Va bene, allora se non c'è altro, io le chiederei un messaggio pulito, fresco, no? Per la sostenibilità, dottoressa. Ne ha detto tanto, sì. È un po' difficile, uno slogan, diciamo, uno slogan, non è uno slogan della... Io invito, è un invito come così come... abbiamo noi ridisegnato le nostre produzioni, ridisegnato la nostra maniera di gestire un'azienda, perché è stato obbligatorio, ripeto, ricambiare probabilmente anche tutta la produzione, inglobando tutte quelle missioni, quelle cose, quei temi che vi ho detto prima. Ed era un po' una ribellione ad una maniera di produrre che si è vista, che abbiamo visto essere miope, cieca, perché ha prodotto i prodotti che e la situazione che stiamo vivendo adesso. Si è dovuta muovere la Chiesa millenaria, e forse per la prima volta abbiamo ascoltato un trattato di economia di quella maniera. E lì è omnicomprensivo tutto, e tutto quello che si dovrebbe fare. L'ha dovuto dettare la Chiesa, un Papa che è molto all'avanguardia in questo momento, e ci ha invitato a ribellarci. Parola che a me
a me mi piace non si dice, a me piace dire con così, se effettivamente bisogna ribellarsi ad un sistema che non ci piace, quella ripetitiva di ritornare belli. Quindi, possiamo chiudere? Prego, prego. Ritorniamo, cioè ribelliamoci ritornando belli. Possiamo chiudere, stavo dicendo, invitando chiunque volesse a visitare la sua azienda? Ci mancherebbe, è un onore. Okay. Ecco, quindi appena arriverà poi anche la certificazione.